Perché Roma è igual a una lasagna. L'Italia, intesa come Stato unitario, è recente. Ma la storia di questo territorio è antica e ricchissima, composta da diversi periodi visibili come strati grazie all'architettura. In questo assomiglia a una lasagna che, come ben sapete, è un piatto composto da strati. E, secondo me, Roma è il migliore esempio per spiegarvi questa metafora, perché grazie agli sforzi intrapresi per la conservazione delle sue opere architettoniche, che svelano agli occhi attenti a quale periodo appartengono, la sua immensa storia è ancora visibile. Partiamo dall'antica Roma, che come lo strato inferiore di una lasagna rappresenta le fondamenta, con edifici e monumenti come l'acquedotto romano dell'Acqua Vergine, l'unico tra gli acquedotti dell'antica Roma ancora in funzione, inaugurato nel 19 a.C. Il foro romano, il centro politico, giuridico, religioso ed economico della città, risalente al 600 a.C. L'arco di Costantino, inaugurato nel 315 per commemorare la vittoria di Costantino I nella battaglia di Ponte Milvio, un evento cruciale nella sua ascesa al potere come imperatore romano. Poi abbiamo lo strato medievale. Durante il Medioevo, Roma ha visto un periodo di trasformazioni significative, caratterizzato soprattutto dall'affermarsi del cristianesimo e dal susseguirsi di diverse influenze culturali e artistiche. Questo periodo è noto per la costruzione di chiese e basiliche che ancora oggi testimoniano la fede e l'arte dell'epoca, come San Clemente e Santa Maria in Trastevere. Come uno strato ricco di besciamella, i periodi rinascimentale e barocco aggiungono sfarzo e bellezza alla nostra lasagna storica. Il Rinascimento segnò un periodo di rinnovamento culturale e artistico in Europa e a Roma si manifestò con la costruzione di palazzi e opere d'arte rinascimentali di grande splendore, come Palazzo Venezia e la Cappella Sistina. Il barocco portò un'espressione artistica elaborata e teatrale che si riflette ancora oggi nell'architettura e nell'arte di Roma, come negli esempi della Chiesa di Santa Susanna e il Baldacchino di San Pietro. E infine il periodo moderno, contemporaneo, che con i suoi edifici moderni e quartieri vivaci rappresenta l'ultimo strato, completando la lasagna di Roma. Esempi di opere architettoniche e zone di quest'ultimo strato sono l'Altare della Patria, costruito tra il 1885 e il 1935, un monumento centrale a Roma, simbolo dell'unità nazionale italiana, il quartiere Coppedè e il quartiere Eur. Questi strati della storia di Roma testimoniano la sua continua evoluzione e la sua capacità di adattarsi e reinterpretare gli stili artistici nel corso dei secoli. Portate con voi questa prospettiva e avrete un'ottima chiave di lettura che vi consentirà di capire appieno ciò che osservate. Scoprirete che la storia è stratificata in ogni angolo d'Italia. È per questo che Roma è igual a una lasagna. Gostou do vídeo? Dê o seu like e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos de língua e cultura italianas.